Bentornati su Officina Teatro, dove stiamo raccontando ai tempi della pandemia la chiusura del teatro, teatro chiuso al pubblico, ma il teatro continua a vivere, continua a lavorare e quindi abbiamo la scuola di teatro, per esempio, vi stiamo raccontando quello che facciamo nella scuola di teatro. Avevamo iniziato raccontandovi la diretta della scuola di teatro dal vivo, quando le lezioni ancora non erano a distanza, adesso purtroppo sono state a distanza, ma molto presto finalmente torneremo in teatro, al Teatro Montevergini, probabilmente già all'inizio della prossima settimana. E intanto siamo anche oggi a raccontare che cosa facciamo con gli allievi della scuola di teatro del Biondo, il corso universitario d'AMSE in recitazione e professione della scena, dove stiamo oggi parlando di dizione. Per fortuna la dizione è una di quelle materie che si riescono a fare in maniera interessante, diciamo con buoni risultati anche nella didattica a distanza, anche se ci manca sempre, no, il contatto umano diretto. E in questo momento noi abbiamo Rinaldo Clementi, che io ritengo sia uno dei maestri davvero di questa disciplina, perché è un professionista molto molto valido, che ama proprio questa disciplina, quindi ha piacere proprio di insegnarla, ha piacere di guidare i ragazzi nella dizione, che tra parentesi ricordiamoci, i ragazzi degli allievi della scuola di teatro del Biondo vengono da varie regioni italiane, ma la maggior parte sono siciliani, quindi Rinaldo Clementi si diverte con le O aperte dei nostri siciliani, e poi avendo molti palermitani, per esempio c'è il GL palermitano, gli amici, va bene, comunque a questo punto ci seguiamo questa diretta della lezione di Rinaldo che abbiamo interrotto, e quindi Rinaldo può riprendere la sua lezione. Grazie Rinaldo, grazie agli allievi e grazie a chi ci sta seguendo. Grazie a te Antonio, grazie a te. E grazie a voi ragazzi. Noi lavoreremo sulle due ore. Un'ora la dedichiamo alla sicilitudine, a lavorare sul testo che verrà messo in scena. Ma l'altra ora io devo lavorarla sui testi che secondo me sono quelli che danno maggiore spessore allo studio della dizione, e quindi tra capo e collo vi è caduto il canto quinto dell'inferno. Vi ho evitato il primo nel mezzo del cammino, anche perché tutti quanti di voi conoscerete, vero? Tutti conoscono nel mezzo del cammino di nostra vita, mi dico, vai. Oscuro. E allora io ho detto, dico, no, perché il primo? Facciamo il quinto. Questo perché? Questo è molto importante che voi lo sappiate, perché i versi, al di là del fatto che un attore i versi deve imparare a dirli, ma soprattutto i versi di Dante, questa lingua strana, questa lingua lontana, ma non lontanissima, perché voi considerate che gli inglesi, i testi di Chaucer non riescono a leggerli, perché è un altro inglese, è un inglese lontanissimo. Perché? Perché l'inglese è una lingua mercantile, una lingua che è cambiata tantissimo dal Medioevo a oggi. L'italiano, che non è una lingua mercantile, è una lingua che quasi mai nessuno ha parlato, anzi, nessuno parla l'italiano standard. Parliamo tutti italiani, l'italiano della Coinè, l'italiano che abbiamo addomesticato con il nostro dialetto. Quindi l'italiano lo scriviamo, ma non lo parliamo. Allora, ci viene un po' più facile che ad altri popoli leggere testi che risalgono al 1300. 700 anni fa. Quindi, ma non soltanto per amor del passato o amore delle nostre radici culturali, ma perché
questi endecasillabi così cadenzati, così musicali, se ci si fanno sopra degli esercizi, ad esempio la scansione sillabica, sarà bello quando lo faremo lì a Montevergini, perché lì potrete davvero lanciare le sillabe come vanno lanciate. Qui a casa diventa un po' problematico. Però la scansione in sillabe si può fare su qualunque cosa, ma è chiaro che su un testo come Divina Commedia, come Dante o altri, insomma, diventa più musicale, è proprio veramente fortemente più musicale. E questo esercizio serve non tanto per, uno, ad imparare ad articolare, far capire quello che si sta dicendo senza mangiarsi le sillabe, e soprattutto la scansione sillabica, il lancio delle sillabe, toglie, dato che è un esercizio, come si può dire, monotonale, non ha una variazione di toni, è sempre uguale. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una se oscura. È tutto così. Pensate voi di tutta la Divina Commedia in questo modo, non diventa pazzo già alla metà del primo canto. E comunque questo esercizio, tutto in levare, leva, toglie l'inflessione dialettale, o quantomeno aiuta a liberarsene. Quindi noi questo lo faremo nella seconda parte. In questa prima parte invece abbiamo già iniziato noi a leggere il copione, vero? L'avete il copione, voi tutti avete il copione davanti, già nella vostra testa è il copione, già a memoria lo sapete, vero? Dario sorride, a memoria già lo sai, Dario. E allora, andiamo un po' a vedere. Noi eravamo arrivati da qualche parte, ve lo ricordate voi? Io non me lo ricordo. Però abbiamo completato pagina 4, dovevamo fare la pagina 5. Oh, ecco, allora, dove era rimasta? Non l'ho toccato, si vede che io lavoro bene a casa, i compiti li faccio seriamente io. E allora, andiamo a vedere Leonardo Sciascia, novembre a Palermo, e poi Vincenzo Consolo, Rosalia e Notte a Palermo. E allora, andiamo per ordine. Io preferisco fare in ordine piuttosto che chi vuole, perché poi mi dimentico chi l'ha fatto. Emanuele del Castillo, che sta là sopra, inizia, mi auguro a Dio che abbiate studiato e ascoltato i file audio che vi ho mandato, e che abbiate studiato le regoline che vi ho davvero avete fatto. Guardate la mia faccia, non è vero, non l'ha fatto nessuno, delle facce toste, non e adesso tanto mi accorgo subito. Emanuele, vai e leggi. Leonardo Sciascia, novembre a Palermo, e poi Vincenzo Consolo, Rosalia e Notte a Palermo. Scusate il telefono. Ok. Sciascia ci parla della Sicilia come terra irredimibile. Palermo appare incapace di redenzione, mentre sotto la luce d'oro d'un autunno bellissimo esibisce un volto truce di violenza e d'inganno. Ti interrompo un attimo per farmi ridire Sicilia, per favore. Sicilia. Ecco, attenti, attenti, quando questo è un suono, la C, molto delicato per noi altri da Firenze a scendere, perché su lo dicono anche sopra, oltre Po, non lo dicono benissimo perché lo fanno diventare zi, in Veneto soprattutto. Ma noi lo facciamo diventare dire Lucia per noi è un insulto alle orecchie naturalmente,
noi diciamo, appunto, diciamo, Lucia. No? Questo è il nostro modo di parlare, da, ripeto, da Firenze a scendere. Quindi quando diciamo la C, dobbiamo stare particolarmente attenti a non farla diventare falsa. Falsa. Ricordatevi sempre la distinzione tra finto e falso. Falso è qualcosa che suona male all'orecchio. Finto siamo noi quando saliamo sul palcoscenico. Finti, perché non siamo certi né Giulietta né Romeo. Facciamo finta di essere Giulietta e Romeo, vero? Non è così? Non fate così, Cadestina, per favore. Come così? Beh, Emanuele, continua. Quindi vi invito veramente a fare molta attenzione a questo suono. È un suono delicatissimo per noi da Firenze a scendere. E una cosa che mi fa complimentare con Emanuele è che il gruppo consonantico SC, SH, è sempre rafforzato e Emanuele lo ha letto perfettamente, sciascia, e non sciascia, come normalmente si sente ad Agrigento, per esempio, sciascia. Va bene? Continua pure, grazie. I brani successivi sono Rosalia, tratto da Retablo, e Notte a Palermo, da Lunaria, di Vincenzo Consolo, nato nel 1933 a Sant'Agata di Militello, è morto a Milano nel 2012. Racconto di intenso mistero è Lunaria, da cui abbiamo tratto il seguente brano, 1985. Si tratta di una favola teatrale che narra il mito della caduta della luna. Un viceré afflitto e malinconico. Una notte sogna la caduta della luna e la luna cade realmente in una contrada del reame, portando smarrimento e sbigottimento tra gli accademici che cercano di spiegare il prodigio con le armi della loro povera scienza. È il disfacimento, dunque, del potere che si ripiega su se stesso, ma è anche la metafora della fine di una cultura, della poesia. Molto bene, molto bene. Una cosa importantissima e che è parte integrante della corretta dizione dell'italiano è anche la conoscenza e il rispetto della punteggiatura. Se non rispettate la punteggiatura, vi impiccate mentre leggete e potete anche leggere con inere e inire, belli, educati, ma se poi non rispettate quella che è la punteggiatura, rischiate di non far capire bene quello che state dicendo. Il mio consiglio, diciamo che è un consiglio, i miei consigli sono sempre molto dittatoriali. Il mio consiglio è che voi trattiate tutti i segni di punteggiatura come punti fermi, perché se chiudete non fate danno. Ma se non chiudete, spesso e volentieri farete danno. È chiaro? Quindi, questo perché mi è venuto in mente di dirvelo, perché un viceré afflitto e malinconico, punto. Tu non hai messo quel punto. No, sì, sì. Sei andato di fila, invece no, c'è un punto, va rispettato. Ora, potrebbe anche essere sbagliato, cosa ci importa a noi? Ma c'è... Noi lo rispettiamo e allora diamo un tono diverso a quel un viceré afflitto e malinconico. Punto. Una notte sogna la caduta della luna e la luna cade, eccetera, eccetera, eccetera. Hai detto bene. Ma anche le virgole, fate attenzione, calcolatele come se fossero punti. Poi non parliamo dei punti e virgola. È chiaro che i punti e virgola li troverete soltanto in scrittori degni di questo nome, certamente non in Fabio Volo. Fabio Volo non credo che sappia nemmeno che esistono i punti e virgola. Cioè non, se credo che si ponga il problema, cioè, a cosa serve? Perché un punto e virgola quando c'è la virgola? Oppure metto un punto, perché il punto e virgola? Perché il punto e virgola, cari drammaturgi?
perché il punto e virgola serve nel momento in cui voi state facendo all'interno di un unico periodo una elencazione di situazioni all'interno delle quali voi metterete virgole, metterete punti di domanda, eccetera, ma che fanno tutte parte dello stesso periodo, quindi dello stesso concetto. Per separarli, cosa metterete voi? I punti e virgola. Capito? I punti e virgola a questo servono, in questo modo. Ed è bellissimo quando incontrate i punti e virgola, perché è eccitantissimo, no? Vedete che c'è tutta questa serie di punti e virgola, e voi sapete che non potete chiudere, non potete, perché dovrete chiudere soltanto laddove ci sarà il punto fermo finale. Egli, un attore, zumpa di gioia, salta di gioia, stanno registrando, zumpa di gioia, diventa un po', come dire, confidenziale, come se voi foste qui a casa mia a parlare con me. Comunque Emanuele va molto bene, sono contento. Marcello, mi leggi tu per favore? Dove andiamo a leggere? Io devo farvi lavorare su le presentazioni, quindi andiamo alla prossima presentazione. Luigi Pirandello, notte insonne, insonne, eh? Sonno insonne, vi ricordate le regoline? Sì, Marcello, vai. Benissimo. Drammaturgo e narratore di fama mondiale. Agrigento 1867, Roma 1936. Fu autore di diverse raccolte di poesie. Inquietudine. È molto più elegante, Marcello, raccolte, raccolte, non racculte. Ok, scusa, ho sbagliato l'accento. Più elegante. Raccolte di poesie. Inquietudine cosmica, smarrimento di fronte alla grandezza del creato. In una notte insonne, il giovanissimo Pirandello guarda le stelle che lo guardano e chiede loro la parola tremenda del mistero. Allora, che farà prima che io intermedisca, lo rileggi? Sì, lo rileggo tutto a capo. Drammaturgo e narratore di fama mondiale, Agrigento 1867, Roma 1936. Fu autore di diverse raccolte di poesie. Inquietudine cosmica, smarrimento di fronte alla grandezza del creato. In una notte insonne, il giovanissimo Pirandello guarda le stelle che lo guardano e chiede loro la parola tremenda del mistero. Ecco, va bene. Io credo che tu abbia un problema con la L, non so bene, raccolte, e con Pirandello, che esatto. È come se Pirandello facessi delle cose strane con la lingua per dire la L. Quindi cerca di mettere a posto questo, focalizzalo, mettilo a posto. Lia, quante lie ci sono? Una sola? Ceravolo? Solo sì, ci sono io. Va bene, andiamo all'altra presentazione. Comunque per il resto non va bene, ma quella la L devi assolutamente, perché sennò ti danno alzi troppo la lingua, secondo me alzi troppo la lingua, perché viene proprio bruttissima, è fastidiosissima sentirsi. Lia. Ok. Ignazio Buttitta, Una volta è ora, e poi Leonardo Sciascia, Favole della dittatura. Parla della credulità popolare non solo la prossima poesia di Ignazio Buttitta, Bagheria 1899-1997. Autodidatta e protagonista di lotte popolari e socialista nel periodo fascista, Buttitta mette in evidenza un sentimento diffuso di superstizione trasversalmente rilevato in ogni tempo e in ogni luogo della storia. La stessa tradizione favolistica è alla base dell'opera di Sciascia, Favole della dittatura, del 1950, da cui leggeremo dopo alcuni testi. Le 28 favole di animali parlanti sono brevi. Sciascia sta sempre dalla parte dei vinti e non lascia speranza alle vittime, neppure quella di una lezione per il futuro. Bene, mi verrebbe di dire cose su... va benissimo.
c'è un piccolo problema. Parla della credulità popolare e non solo, virgola. Okay. Senza virgola ti fa impiccare. Parla della credulità popolare e non solo la prossima poesia di Ignazio Buttista. Io la metterei una virgola lì. Ma se anche... Non trovo il punto, scusa. Professore dell'università dovesse dire no, non ci va, io non sono un letterato, ma noi quella virgola dobbiamo mettercela, quella pausa dobbiamo farla, perché altrimenti non si capisce il discorso. Parla della credulità popolare e non solo. Chi, che cosa, vi dirò la prossima. Sì, sono d'accordo, perché sono d'accordo. Perfetto. Perché è una subordinata comunque. Certo. No, perché inizia con la subordinata. Inizia con la subordinata, in questo senso, sì. Capito? Sì, sì. Quindi la subordinata va separata dalla principale, perché la costruzione regolare quale sarebbe, Lia? Dimmela tu. La prossima poesia di Ignazio Buttista parla della credulità popolare e non solo. Bravissima, è così. Allora, dato che si può fare, si può mettere la subordinata come apertura del periodo, però dobbiamo necessariamente farlo noi. Se non lo facciamo graficamente con una virgola, dobbiamo farlo sicuramente con la voce. Le pause, ragazzi, le pause quando parliamo, quando recitiamo, le pause. Ecco, la pausa. Perdonami Rinaldo, ti faccio fare una pausa, ti faccio fare una pausa a te, Lia. Perché salutiamo chi ci sta seguendo in diretta e vi invitiamo alle prossime attività di Officina Teatro. L'unica cosa che volevo dire è che c'è una bella sorpresa sul canale YouTube del Teatro Biondo. Il 5, sabato 5 alle 18, ci sarà un documentario, una premiere sul progetto di Irina Brook, The House of Us, questo bellissimo lavoro che poi coinvolgerà anche i nostri allievi. Quindi per l'appuntamento prossimo, per chi ci segue, è sabato 5 alle 18 sul canale YouTube, e alla prossima di Officina Teatro. Io vi lascio e vi saluto e vi abbraccio. Grazie e arrivederci. Buon lavoro a tutti.